Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola: per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così fra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e nemmeno come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Sorelle e fratelli carissimi, per la seconda domenica consecutiva Gesù ci parla nella sua parola all'interno della celebrazione eucaristica della preghiera. Domenica scorsa, con la parabola del giudice disonesto e della povera vedova, ci ha parlato di quanto e quando pregare, sempre senza stancarsi mai. Oggi, attraverso la parabola del fariseo e del pubblicano che salgono al tempio a pregare, ci presenta proprio il come pregare. Perciò, dopo aver registrato la buona novella per la scorsa settimana nella chiesa di Marcianese, dove c'è a Lanciano l'adorazione prolungata, oggi lo facciamo ad Ortona, nella chiesa di San Giuseppe, dove ugualmente c'è questa bellissima realtà, l'adorazione prolungata di Gesù presente nel Santissimo Sacramento. Due uomini vanno al tempio a pregare perché riconoscono la necessità della preghiera, proprio come ci aveva insegnato Gesù domenica scorsa. Pregare è come respirare, pregare è come mangiare e bere, pregare è come amare, non possiamo farne a meno. E perciò il pio ebreo, ma ogni appartenente al popolo degli ebrei, si recava spesso nella sinagoga o nel tempio proprio per pregare. Fanno entrambi la stessa strada, salgono entrambi le stesse scale, ma davanti al Signore è come se parlassero a due dei differenti. Il Dio del fariseo non è uguale al Dio del pubblicano e il Dio del pubblicano non è identico al Dio del fariseo. Chi rappresenta il fariseo? Chi rappresenta il pubblicano? È Gesù stesso che ce lo dice nella parabola, che come tutte le parabole a prima vista sembra semplicissima, ma nasconde un mondo dietro di sé. Il fariseo, lo dice la parola stessa, era uno che si riteneva separato dagli altri, era uno che alzava muri fra sé e gli altri, e la preghiera che il fariseo fa ne è una testimonianza. Io non sono come gli altri uomini, e per questo, o Signore, ti ringrazio. Il fariseo era un uomo giusto, era un uomo onesto, era un uomo corretto e coerente dal punto di vista morale. Conosceva la legge del Signore e i suoi comandamenti e cercava di osservarli fino in fondo. Anzi, addirittura il fariseo della parabola andava anche oltre quello che gli spettava. Ad esempio, digiunava due volte la settimana, mentre il popolo degli ebrei
aveva l'obbligo di digiunare una volta l'anno, nel giorno del Kippur. Invece lui digiuna due volte la settimana, ricordando quando Mosè salì sul monte Sinai il lunedì e ricordando quando Mosè scese dal monte Sinai il giovedì, e paga le decime su tutto quello che possiede. Le decime gli ebrei dovevano pagarle sulle cose fondamentali, sul vino, sull'olio e sul grano, e sui primogeniti dei greggi e del bestiame. Su tutte le altre cose non si era tenuti a pagare la decima. Ma il fariseo sapeva che molti contadini, a volte a causa anche della loro povertà e della loro ignoranza, non pagavano la decima. Oggi noi diremmo non pagavano l'IVA. E allora lui la pagava anche al posto loro, perciò pagava le decime su tutti i suoi possedimenti, su tutte le sue ricchezze. Era davvero un uomo da ammirare. Se dovessimo farci una passeggiata per il corso, certamente noi sceglieremmo il fariseo per camminare e non il pubblicano, che invece era un furfante, era un ladro, era uno spergiuro, era uno che aveva rinnegato il vero Dio. I pubblicani, infatti, si erano venduti ai romani, ai quali dovevano consegnare un tot. Tutto ciò che riuscivano ad ottenere in più era tutta roba loro. Perciò in un qualche modo i pubblicani erano dei ladri autorizzati. In più, quando iniziavano il loro servizio, dovevano pregare per la salute dell'imperatore, che considerava se stesso un dio, ed offrire l'incenso agli dei falsi e bugiardi. Per questo motivo nessuno voleva la loro compagnia. Erano tenuti da parte da ogni persona onesta, soprattutto dai farisei. Se casualmente un pubblicano fosse entrato nella casa di un fariseo, come potremmo dire noi con le nostre parole, il fariseo avrebbe subito chiamato il sacerdote per ribenedire tutta la casa, comprese le pareti, perché tutto era diventato immondo a causa della presenza di questo pubblico peccatore. Egli non poteva nemmeno testimoniare nei processi, in tribunale, perché era chiaramente falso. E nessuno accettava da lui un prestito perché era certamente uno strozzino. Per questo motivo, secondo ciò che diceva il Talmud, il pubblicano era irredimibile, non si sarebbe mai potuto salvare. Eppure questo pubblicano, così come il fariseo, sente il bisogno e la necessità di andare al Tempio a pregare. Al Tempio c'erano diversi ingressi. Alcuni erano riservati ai sacerdoti e ai leviti. Per quelle porte sono certamente passati Zaccaria, il papà di San Giovanni Battista, Anna e Caifa, coloro che hanno voluto la condanna di Gesù. E poi c'era un'altra entrata destinata ai laici. Certamente per quella porta è entrato il fariseo, è entrato il pubblicano ed è entrato anche Gesù. Quella porta era duplice. Nella parte destra si entrava, nella parte sinistra si usciva. C'era poi però una accortezza da parte degli ebrei. Chi sentiva di avere bisogno delle preghiere degli altri, chi sentiva il bisogno di essere accompagnato e sostenuto dalla preghiera della comunità, non usciva dalla porta sinistra come tutti, ma usciva dalla porta destra, quella attraverso la quale si entrava. In questo modo, senza parlare, stava dicendo con il suo atteggiamento: pregate per me perché ne ho bisogno, mi trovo in un momento di difficoltà, ricordatevi di me davanti al Signore. Quindi davanti al Signore arrivano questo fariseo e questo pubblicano. Gesù
ci racconta prima la preghiera del fariseo, poi la preghiera del pubblicano. Il fariseo è in piedi davanti al Signore, ma non perché è orgoglioso e arrogante, lo è, ma non è questo il motivo che lo fa stare in piedi. Tutti gli ebrei pregavano in piedi, anche il pubblicano, pure se nelle raffigurazioni che noi spesso vediamo è rappresentato in ginocchio, certamente era in piedi. La differenza era che il fariseo aveva lo sguardo alto, gli occhi alteri, e invece il pubblicano aveva lo sguardo basso perché sapeva di averla fatta grossa, sapeva di essere peccatore. Il fariseo inizia la sua preghiera nel migliore dei modi: «O Dio, io ti ringrazio». Così come dovremmo fare tutti, la preghiera del fariseo inizia con il ringraziamento. Ma poi scopriamo che lui non aveva nessun motivo per ringraziare Dio, perché Dio, nella sua logica, nella logica del fariseo, non aveva fatto nulla per lui. Lui aveva fatto tutto da solo, era lui che si era reso giusto attraverso la sua preghiera, l'onestà della sua vita, l'osservanza dei comandamenti, attraverso il digiuno, l'elemosina e il pagamento delle tasse. Io. La sua preghiera non raggiungeva Dio perché si fermava a se stesso. E Gesù ce lo dice, pregava fra sé. Fratelli e sorelle, pregare fra sé, riferito al fariseo, non significa che pregava a bassa voce, come facciamo noi quando ci sono altre persone per non disturbare. Significa che pregava rivolto verso di sé, ripiegato su se stesso. Quindi la sua preghiera non arrivava a Dio, perché lui davanti a Dio era presuntuoso, era orgoglioso. E la prima lettura di oggi, dal libro del Siracide, ci ricorda che solo la preghiera del povero buca le nubi. E il povero in questo caso era il pubblicano, che per questo motivo si ferma lontano. Lontano da Dio, perché si riteneva indegno, e lontano dal fariseo, con il quale non osava confrontarsi. Il fariseo poi prosegue la sua preghiera dicendo: «Ti ringrazio perché non sono come tutti gli altri uomini». Vedete, questo fariseo non ha una vera identità. Non dice: «Signore, ti ringrazio perché mi hai fatto tuo figlio. Signore, ti ringrazio perché con il tuo aiuto sono stato un uomo fortunato. Ho conosciuto te e la tua parola fin dall'infanzia, attraverso l'educazione che ho ricevuto in famiglia, attraverso l'educazione che ho ricevuto in sinagoga». No, egli è lì con il suo orgoglio e la sua presunzione e per Dio non c'è posto. Egli non osa definirsi diversamente se non paragonandosi con gli altri uomini e dice che tutti gli altri uomini sono adulteri, ladri, ingiusti. Solo lui, solo quelli come lui sono i puri, i separati, i perfetti. E soprattutto lui non è uguale al pubblicano, non è uguale a questi pubblici peccatori riprovati da tutti. Ma se qualcuno parlasse male di un vostro figlio, anche se fosse vero, voi come ci rimarreste? Direste a quella persona che ci sta provando: «Ma come ti permetti? Chi ti dà il permesso di parlare male di mio figlio?» Ecco, così forse Dio ha reagito a questa preghiera del fariseo, che era una preghiera rivolta a se stesso. Invece il pubblicano sa qual è la sua identità. Se il fariseo dice «io non sono», il pubblicano dice «io sono un peccatore, io sono una creatura umile e fragile, Signore, abbi misericordia di me». Non fa l'elenco dei suoi peccati così come il fariseo aveva fatto l'elenco delle sue opere buone, si affida alla misericordia di Dio, alla sua benevolenza di padre e di madre,
alla sua tenerezza. Lui ha il vero volto di Dio, perché Dio è padre ed è madre. Il fariseo non conosce Dio, se lo è costruito a sua immagine e somiglianza. Il Dio che prega il fariseo è un fariseo come lui, è un contabile, è un giudice, è uno che semplicemente deve fare l'elenco della spesa e metterci il timbro sotto. Invece il Dio del pubblicano è il Dio di Gesù, è il Dio buono, misericordioso, lento all'ira, grande nell'amore, che dona al pubblicano un cuore nuovo, che dona al pubblicano uno spirito nuovo. E per questo il fariseo torna a casa non giustificato e il pubblicano torna a casa giustificato. Perché il fariseo torna a casa così come era uscito da casa, esce dal tempio così come vi era entrato, pieno di sé e chiuso in se stesso. Il pubblicano, invece, torna a casa diverso da come era uscito. Era uscito peccatore, torna a casa disposto a rivedere la sua vita. Si era confrontato col volto di Dio e quel volto ora voleva riprodurre nella sua vita. Ecco perché è giustificato. È reso giusto dal Signore, non dalle sue opere. È reso giusto dal Signore e sicuramente la sua vita cambierà dopo quel momento di preghiera. Così come speriamo, fratelli e sorelle, che cambi anche la nostra vita se impariamo a pregare come Gesù ci ha chiesto. Quindi preghiamo sempre, preghiamo senza stancarci mai, ma preghiamo da poveri, da umili. Solo così la nostra preghiera passerà le nubi, solo così usciremo dalla preghiera trasformati e potremo portare nel mondo il vero volto di Dio, il Dio che è padre, che è madre, che non è giudice, che non è contabile, che non è quello con la bacchetta magica che fa i miracoli a richiesta.